Voi sapete che i tipografi si sono estinti, superati dalle nuove tecnologie che sono state prima la stampa offset e già una decina d'anni fa si cominciava a muovere già anche la stampa digitale, che chiaramente non potevano, con la quale non potevano competere. E io, accompagnando questo amico che doveva rilevare dei materiali da questa tipografia, fui attratto da questa macchina che era una specie di mostro preindustriale, bello però, colorata, verde, con delle parti in legno, parti metalliche, parti cremagliere, e gli chiesi cosa fosse, e questo mi spiegò che era un tirabozze, cioè una macchina con la che i tipografi utilizzavano per fare la prima prova, quella di composizione dei piombi, e poi per qualunque testo, dopodiché, fatta questa prima prova, correggevano gli eventuali errori e poi passavano i piombi alle macchine automatiche che tiravano le 1000 copie, le 2000 copie. E niente, io gli chiesi se me la dava questa macchina, e questo fu ben contento, perché guadagnò qualche lira, poche, perché la macchina andava al macero, e allo stesso tempo se ne liberava. Infatti la cosa più onerosa per me fu proprio quella di prendere questa macchina che pesa una tonnellata. E l'altra occasione che ha fatto nascere il nostro sodalizio è stata appunto l'altra situazione contingente, quella che io, abitando in un posto a piano terra con un laboratorio che una volta appunto era una gelateria artigianale qui a Milano, dove si fabbricavano gelati artigianali, avevo la possibilità di mettere questo monumento, questo piccolo dinosauro. Se è nato questo sodalizio, è nato proprio per questo. Roberto io lo conoscevo perché lui già da una decina d'anni lavorava da Alberto Casiraghi, l'editore conosciutissimo delle edizioni di Pulcino Elefante, dove lui componeva già tipograficamente, scomponeva le cose, e poi aveva altre mansioni. Io con Alberto avevo un rapporto di artistico, diciamo che io illustravo molte sue placchette con delle incisioni, a tutt'oggi ne ho illustrate circa 120. E quindi, prendendo questa macchina, lasciandola, tra l'altro rimase un paio d'anni all'aperto sotto la plastica, pensavo di utilizzarla magari, chi lo sa, riuscendo a scrivere qualcosa, ma più era un gadget di cui mi ero invaghito. Invece la conoscenza più approfondita con Roberto Dossi, che già masticava di tipografia, ci portò poi a frequentarci. E poi il fatto che lui aveva già intenzione di stampare delle cose sue, e fece sì che, insomma, mettemmo a posto questa macchina, che era un po' arrugginita, insomma, da dilettanti comunque riuscimmo a metterla in funzione e cominciammo a stampare una prima plaquette, una poesia del poeta preferito di Roberto, Rainer Maria Rilke. Era una, tra l'altro, in una traduzione originale dell'amico Dario Borso. Era Requiem per un'amica, che lui dedicò alla sua amica Paola Becker, morta di parto. E questa fu la prima plaquette che facemmo con i tipi dei quaderni di Orfeo. È stata una delle più grosse fortune che può capitare a una persona che pensa e ama stampare libri. Da questo primo incontro di 8 anni fa, sono passati già 8 anni, insieme, giorno per giorno, abbiamo stampato più di 200 titoli diversi in diverse collane. È una di scrittori che incidono, cioè che oltre a scrivere fanno un'incisione che illustra il proprio scritto, e l'altra complementare di incisori o artisti che, oltre a incidere, cosa che sanno fare, si devono cimentare anche con un testo che accompagni la sua incisione. Per quanto riguarda le mie, c'è una collana di poesie, che è la collana Ottavo, la collana di traduzione, la collana di libri d'artista, e ogni libro ha un progetto diverso. Ci sono libri oggetto, da Isgro a Pardi, a collane di poesie, uno l'abbiamo fatto con Gian Piero Neri, e infatti, visto che si parlava di poesie, ho portato l'ultimo lavoro che ho fatto di poesia della collana Ottavo, che curo con Marco Rota. Marco Rota non è qua con noi, però è una persona che devo citare proprio con affetto e con grande amore, perché è una persona che collabora molto con noi, e in questa collana è lui che cura la parte, la scelta poetica, perché
essendo anche oggetti molto lunghi da stampare, cioè ci vuole molto tempo, noi pubblichiamo pochi titoli all'anno e la prima cosa importante scegliamo sempre, cioè pubblichiamo autori che in primis conosciamo, se non li conosciamo li conosceremo, ma chiamiamo in maniera vera. E questo sono 23 poesie di Mario Sant'Agostini, che è venuto l'altra settimana a prendere, e in quella situazione, con Luciano adesso nascerà un'altra plaquette, ci si aiuta a cercare di creare cose belle con passione. Quando si riesce a creare un libro, prendere un contatto con un artista che si ama, la bellezza di ricevere i testi, dialogare con l'autore e poi alla fine arrivare al colophon è una soddisfazione molto grande. E sono diverse collane, queste ho portato alcuni esempi dei titoli che abbiamo fatto, cose piccoline. Queste sono le uniche due poesie che Rilke ha scritto in lingua italiana. Sono tre poesie che ci ha lasciato Luciano Erba prima di morire ed è stata composta in questa edizione con un disegno originale di Pierantonio Verga e sono tutti stampati a mano, numerati, firmati dagli artisti. E si lavora in questo modo, con questa tecnica tipografica, abbiamo la fortuna di avere questi torchi e si fa un po' di copie per uno con gli artisti, c'è uno scambio con gli autori e insieme si realizzano questi lavori che sono anche faticosi da fare, perché insomma vedere un libro finito c'è il progetto. Io quando penso alle mie cose cerco sempre di vedere dentro un progetto, un gradino in più di quello che ho fatto il giorno prima. È un acquaforte che Luciano ha stampato in 150 copie numerata e firmata e c'è tutto il testo con la traduzione a fronte. Questa è una carta nemule per ogni, diciamo, anche come per ogni progetto si va alla ricerca anche di materiali, poi la maggior parte sono quelli, diciamo, c'è una base forte, poi ci si trasforma a seconda del progetto. Per quel tempo in cui si sta a girare è come se nessuno appartenesse più a nessuno, nemmeno dalle voci sovrapposte si rinviene il pianto che ci bacia le labbra. Intanto che giriamo vuoto, siamo insetti ingannati dal cristallo. 1924 agosto. Dimmi uccello, sempre vai, di dove il cuore ti porta. Ma non ti inganni mai, non cedi al vento. Io spesso su queste ali d'alma vado incerto. Il creare un libro comporta tanto tempo, non è un prendo le poesie, la carta, le stampo. Cioè, il scegliere di pubblicarle è la cosa più difficile, anche se è una piccola cosa. Cioè, io cerco sempre di mettere un occhio che poi riesce a vedere il libro anche quando è fatto, se no rimane tra le tante cose, credo. E la distribuzione, noi ci abbiamo, prima cosa, non ci facciamo pagare, questo può anche essere un valore aggiunto, anche se poi alla fine vendiamo il nostro lavoro, lo vendiamo a dei collezionisti, che sono pochi ma veri, ti seguono, però detto questo poi devi dimostrare anche tu di saper fare i libri, nel senso che ci vuole sempre una ricerca, cercare di stupire quando crei i libri, stupire te stesso mentre li fai, sennò diventa un po' una cosa meccanica, perché le basi sono quelle. La distribuzione, oltre a questi collezionisti, io da quando avevo lasciato il mio lavoro di fabbro vivo e ho vissuto con Alberto di libri, ho girato tutta Italia vendendo libri, vivevo con mercatini, fiere, sagre. Adesso è diventato anche più difficile, perché prima c'era così un'attenzione, andavi in un comune come andavamo noi, ti facevano fare una mostra, una presentazione, potevi vendere i libri. Adesso è molto più difficile, però noi ci guardiamo piccoli numeri. Tenete presente che alcune copie le facciamo in 23 copie, se le dividi con l'autore ne dai tre all'archivio, tre amici veri li hai, ne regali uno. Sì. Le copie sono poche, cioè quando si fanno queste cose, e io lo so anche da chi mi ha dato la possibilità di iniziare, poi togliendoci dalle proprie strade, ognuno per la sua, però è quella di fare senza pensare dopo lo venderò, farò, se no non si fa più niente. Lo devi fare perché hai sentito una voce, ti piace, la pubblichi, metti il tuo rischio, perché allora diventa più, cioè, più difficile, più faticoso, ma ti dà più soddisfazioni. Poi il mondo della poesia, lo sappiamo, è un mondo, anche quando si dice
è difficile, nessuno legge, però vedo intorno che ci sono, io tante volte mi stupisco che giro le piazze, le fiere, di incontrare persone, tra virgolette, normali come me, che quando ci parli sanno di poesia e sanno, mi danno delle cose. Quindi bisogna anche stare attenti noi che siamo di qua a dire la poesia non esiste, gli editori non ci sono, perché ci sono tante persone che possono stupirci e basta trovarle. Ecco, vorrei citare proprio Gian Piero Neri che facendo il suo libretto mi disse: voglio fare come illustrazione una cavalletta. Ricordi? Sì, sì, sì. Ecco, siccome nella stamperia c'è una scatola di insetti, io gli dici: guarda, se vuoi ti rinfresco la memoria, te ne prendo uno. E lui dice: no, 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 ce l'ho giù tutta in testa. E fece una cosa che è piaciuta, devo dire, a tutti quelli che hanno visto. Volano sulle correnti di un invisibile oceano che si suppone infinito le diverse specie di effimere dalla forma inconsistente. Si manifesta allora il principio di contraddizione. Benché duri soltanto un giorno o due, questo breve dominio, effimero, come dice il mondo.